Io non so se è chiaro quello che è accaduto ieri durante il dibattito tra Letta e Meloni. Letta e Meloni hanno detto con grande chiarezza che non sono i leader delle loro coalizioni, cioè che non ci sono coalizioni. Ogni affermazione della Meloni era il programma di Fratelli d'Italia, diverso da quello di Salvini, diverso da quello di Berlusconi. E Letta ha addirittura detto non farò un governo con Fratoianni e Bonelli, che fa votare però negli uninominali. Cioè, vi rendete conto della gravità? Noi stiamo andando alle elezioni sapendo che chiunque vinca non potrà governare. E dunque sono elezioni del tutto proporzionali, perché non esistono queste coalizioni, sono finte, sono fatte solo per prendere più voti e prendere in giro gli italiani. È una truffa elettorale. E l'unica soluzione con questi chiari di luna è che si voti il terzo polo e si vada avanti con un governo di larghe coalizioni perché non ce ne sono altre. Non solo perché è la più convincente, la più sicura per l'Italia, non ce ne sono altre. Cioè le coalizioni di destra e la coalizione di sinistra sono finte, sono fatte solo perché questo sistema elettorale prevede una coalizione. Guardate che è una cosa molto rilevante. Il resto del dibattito conta niente, quello che hanno detto, un sacco di cose infattibili. Ma il dato che a me ha colpito enormemente è che hanno candidamente ammesso che loro non sono i leader della coalizione, che non ci sono coalizioni perché i programmi sono tutti diversi. Ne ha quattro il PD e ne ha tre la destra. E come governano? Con l'energia così, con l'inflazione così, con i tassi che aumentano, con la guerra in Ucraina?